Romina Power spegne 70 candeline. Divertente, autoironica, la cantante e artista è sempre rimasta nel cuore del pubblico per la storia d'amore con Albano, con il quale oggi i rapporti sono molto sereni, almeno professionalmente parlando. In occasione dei suoi 70 anni, la povera ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui serena e sorridente posa con un mazzo di fiori tra le mani e ringrazia il suo fan club. Romina Power non si preoccupa certo per il tempo che passa. Nelle storie Instagram, la figlia Romina Carrisi le domanda: come ti senti per i primi 70 anni? Sono una sopravvissuta, spiega la cantante, tutti dicono. Ah, si invecchia, sto invecchiando, io mi considero più una sopravvissuta che una invecchiata. Settanta è solo il corpo perché noi siamo esseri eterni, quindi io non mi preoccupo. Nata a Los Angeles il 2 ottobre 1951, figlia di Tirone Povere e Linda Christian, ha fatto innamorare prima Albano e poi milioni di italiani. Una storia d'amore che ancora oggi rimane nell'immaginario del pubblico, quella coppia più bella del mondo, che ha lasciato un segno indelebile nella musica e non solo. Era il 26 luglio 1970 quando i due si giurarono amore eterno. Il loro matrimonio è stato scandito dai successi musicali e la nascita di quattro figli: due punti Ilenia virgola Iari, Cristel, Romina Junior. L'incontro con Albano non è stata una coincidenza, aveva dichiarato. Nulla avviene per caso. C'è sempre un disegno, c'è un karma. Da 16 anni me lo sono trovato davanti in tutto il suo splendore, perché era bello da giovane. Di lui mi ha colpito la spontaneità e mi ha insegnato tutto, anche perché aveva 8 anni più di me. A pescare, guidare, anche se ero incinta, a stare sul palco. Quell'amore che sembrava destinato a durare in eterno, verrà segnato da un dolore improvviso. La scomparsa il 31 dicembre 1993 a New Orleans della figlia Ilenia. Dopo quest'evento drammatico i due decidono di interrompere i rapporti nel 1999, 3 anni dopo arriva il divorzio e il ritiro dalle scene. Il loro legame, però, è più forte di tutto. Nel 2013 Romina Power e Albano tornano sul palco insieme ed è di nuovo un successo. Romina Power, oltre a cantare, è una donna piena di interessi. Scrive libri, dipinge ed è anche una brava fotografa. La svolta nella vita dell'artista è stato l'avvicinamento al buddismo. Quando prendi in mano la tua vita, segui il karma, ed è come rinascere. Quando sei padrona del tuo destino, le scelte di vita sono solo tue.
La mia consapevolezza di oggi è frutto di anni di ricerca spirituale. Sebbene i rapporti con Albano oggi siano turbolenti, anche se lui desidererebbe ardentemente una famiglia allargata in armonia, i due sono diventati recentemente nonni per la terza volta. La figlia Christel infatti è mamma di Kai Tirone virgola Cassia Ilenia trattino d'unione chiamata così in onore della sorella trattino d'unione e l'ultima arrivata virgola Rioines. Essere nonna è bello. Questi esseri sono come degli angeli, ma è anche frustrante. Non puoi decidere nulla, fanno tutto i genitori, aveva confessato nel salotto di Serena Bortone.